Come andiamo oggi? Terzo allenamento ed ultimo della settimana. Dopo la fase di riscaldamento partiamo con 20 minuti di EMOM. Ormai conosciamo la tecnica. Abbiamo una serie di ripetizioni da concludere all'interno del minuto. Quello che il disavanzo per arrivare al minuto successivo risulta essere il nostro recupero. Lo sviluppiamo però in maniera leggermente diversa oggi. 5 esercizi. Eseguiamo per 4 minuti consecutivamente lo stesso esercizio, partendo da, per esempio, sul primo lavoro, sul primo mezzo, che sono i burpees. Abbiamo da fare per 4 minuti 12 burpees su ogni minuto. Quindi, primo minuto, 12 burpees. Ci metto 40 secondi, 20 secondi di mio recupero. Secondo minuto, nuovamente burpees. Altri 12 ripetizioni e così via per 4 minuti, prima di passare alla stazione successiva. Complessivamente abbiamo da lavorare 20 minuti consecutivamente sviluppando tutte e 5 le esercitazioni per 4 minuti consecutive. Come al solito, ogni esercizio ha la sua regressione. La regressione dei burpee ve la lascio in descrizione con il riferimento al video della settimana passata, quindi andatevelo a rivedere se avete bisogno di scalare quell'esercizio. Coraggio ragazzi, che andate anche questa settimana, vi mostro qualcosa. Quindi partiamo con la nostra routine di mobilità. Oggi facciamo un complex che prevede delle torsioni del tronco, dello squat, del lavoro su degli affondi, in maniera da mobilitare tutti i distretti corporei principali in maniera, diciamo, consecutiva e coordinata, ok? Quindi eseguiamo in maniera lenta e controllata tutta la sequenza, piano piano la impariamo e la ripetiamo. Vedrete che poi ha una sua logicità nella conduzione e quindi piano piano la possiamo imparare. Partiamo da uno stacco, passiamo sullo squat profondo, cerchiamo di mantenere la colonna estesa per quanto sia possibile, appoggiamo una mano a terra e ruotiamo il tronco a destra e a sinistra. A questo punto appoggio una mano e la stessa gamba va dietro. Fatta questa operazione, inserisco una torsione del busto. Inserita la torsione del busto, vado ad allungare gli hamstring della gamba in appoggio al pavimento per avanti. Ritorno sulla posizione iniziale, ritorno in posizione di deep squat, allungo bene le braccia per avanti, allungo le braccia per alto e riparto risalendo con un overhead squat. La sequenza è da condurre per 10 volte consecutivamente. Quindi lento e controllato, aumento il mio grado di mobilità mano a mano che mi scaldo, la temperatura si alzerà e riuscirai a raggiungere delle condizioni articolari più profonde. Prenditi il tuo tempo, è un buon investimento, sempre in funzione di quello che è il grado di elasticità e flessibilità. Passato questo, facciamo una piccola attivazione con skip e jumping jack. Qui partiamo invece con l'EMOM vero, burpees. Come vi ho già detto, vi lascio in descrizione il punto dei vecchi video dove ci sono le regressioni per poterli seguire. Passati i primi 4 minuti andiamo su dei plio push up. Se questo è troppo, non c'è alcun problema, scendiamo a dei push up normali. Qui senza end release, quindi sempre fluttuando col tronco, il torace non dovrebbe toccare il pavimento. Se non ce la faccio, passo sull'appoggio in ginocchio. Jumping lunges, salto e scambio. Le ripetizioni sono da intendersi per lato, c'è scritto comunque nel documento di scheda. Visione frontale, ricordati di tenere bene duro il centro. Regressione. Tengo soltanto una gamba in appoggio e eseguo prima tutto con una gamba e poi tutta con l'altra. Nel caso fosse ancora troppo duro, procedo con degli affondi alternati per avanti.
Russian twist. Giro il tronco e stendo le gambe dalla parte controlaterale delle braccia e io faccio più fatica. Se mantengo le gambe flesse, risulta essere più tenero. Ulteriore condizione favorevole se eseguo con i talloni appoggiati a terra, che risulta essere l'esecuzione più facile. Jump squat, knee to chest, porto le ginocchia al petto ogni volta che salto. Troppo pesante, solo jump squat, quindi non porto più le ginocchia al petto. Spingo verso l'alto, stendo le anche, ma non porto le ginocchia in flessione. Ancora troppo pesante, scendo con l'air squat, normale, classico. 20 minuti di lavoro complessivo.